Ciao ragazzi e benvenuti su Gastio Drums. Oggi un nuovo pacco da strumentimusicali.net apposta per voi. Perché? Perché praticamente con strumentimusicali.net stiamo facendo questa collaborazione che praticamente è diventata una serie. Nel senso, abbiamo fatto la prima batteria, i primi piatti. Adesso qui dentro c'è una continuazione di questa serie, diciamo, fa molto Netflix questa cosa, in modo tale da poter aiutare il batterista alle prime armi, ma in modo tale da poter aiutare chiunque, perché se avete qualche problema su una batteria o se avete qualche problema sui piatti potete vedere questo video e pian pianino prendere confidenza con tutte le cose. Quindi, come vi ho detto, qui dentro c'è una cosa super 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 importante per i batteristi alle prime armi, ma non solo, poi vi spiego il perché. Quindi sigla, apriamo questo pacco e poi vi spiego tutto. Qui dentro che cosa ho trovato? Allora, per prima cosa vi faccio vedere una cosa che non è super importante per il video, ma in realtà anche sì, dopo poi vi spiego bene il perché. E cioè questo pad Evans Real Feel, che praticamente è uno dei pad più famosi che ci siano. C'è il motivo del perché è così famoso, dopo vi spiego alcune cose, ma non voglio dirvi tanto del pad. Il pad lo conoscete, la maggior parte dei batteristi lo conosce, quindi vi voglio far vedere un altro aspetto del pad che in pochi conoscono, ma non tanto per il pad come vi ho detto, ma per altro, per le altre cose che ci sono qua dentro. Perché qui dentro trovo un sacco di... vabbè, eccole. Per prima cosa Vicfert 7A, poi anche le 5B, le 5A e infine le 2B, sempre ovviamente Vicfert. Allora, come funziona questo video? In pratica l'idea di questo video è di spiegarvi un po' le differenze, non tanto per dirvi Vicfert vanno meglio, vanno peggio delle altre. Ho preso Vicfert perché alla fine è una delle marche più famose di bacchette, ma questo video può essere esteso a qualsiasi marca. Questi sono i modelli che tutte le marche fanno, 7A, 5A, 5B e 2B, e quindi voglio spiegarvi le differenze, in modo tale che voi possiate capire qual è la bacchetta perfetta per voi, possiate capire se state suonando con la bacchetta giusta, se state suonando con la bacchetta sbagliata. Perché la bacchetta non è solo una questione, le 7A sono piccole allora vanno bene per bambini, le 2A sono enormi allora vanno bene solo per i giganti con le mani enormi. No, dipende da molti fattori. Questo è un fattore sicuramente, non posso dare un paio di 2B che sono grosse così a un bambino, però dipende tanto anche dal genere che vogliamo suonare, da come sentiamo la sensibilità con le nostre bacchette, da vari fattori. Quindi oggi, oltre a spiegarvi tutte le cose tecniche di queste bacchette, peso, grandezza, lunghezza, diametro eccetera, voglio spiegarvi veramente qual è la differenza e come fare a scegliere la bacchetta perfetta. Ovviamente tutti i link li trovate qui sotto in descrizione, se volete acquistare sia il pad sia le bacchette trovate tutto qui sotto, state tranquilli, come trovate anche tutte le altre possibilità di bacchette, di marche eccetera eccetera, sempre su strumentimusicali.net. quindi fateci un giro, così probabilmente potreste trovare la vostra bacchetta preferita o comunque quella che probabilmente fa più al vostro caso. Eccoci qua. Allora, ho già il mio portarullante, che ovviamente può funzionare anche da portapad, il mio pad nuovissimo, mi serve un taglierino anche in questo caso. Quanto è bello questo pad, soprattutto quando è nuovo, perché è bello morbido e rimbalza da paura. E infatti, avendo un pad nuovo, ma in generale avendo un pad, noi possiamo capire tantissime cose delle bacchette. In primis, la cosa che riusciamo a capire è il rimbalzo. Mamma mia, il rimbalzo dato dal pad nuovissimo è veramente bello. E vi parlo un attimo quindi di queste bacchette, perché col pad noi riusciamo a capire veramente la sensazione, quale sensazione ci dà una bacchetta anziché un'altra, ed è importantissimo riuscire a capire la sensazione, che poi ovviamente andremo a sentire anche sulla batteria. Però sul pad secondo me è meglio, perché il pad non perdona, quindi magari rimbalza un po' di più della batteria, però ti fa capire bene com'è il rimbalzo di una bacchetta, qual è il suono anche di una bacchetta. Sul pad
si sente bene anche il suono, se è più secco, se ha più volume, se ha meno volume. Poi dopo nella seconda parte vi spiegherò anche tutta la questione del suono. Però incominciamo a parlare di queste bacchette. Allora, facciamo in ordine di grandezza. Per prima cosa incominciamo dalle 7A. Allora, le bacchette 7A sono delle bacchette molto piccole e queste bacchette qui sono, allora, come vi ho detto prima, per i più piccoli, magari per dei ragazzini che hanno, non so, 11-12 anni, vanno benissimo, perché ovviamente sono un po' più piccole senza però dover andare sulle bacchette quelle proprio da bambini, che, ok, possono anche starci, ma non sono il massimo. Queste sono bacchette molto piccole di diametro, poi da qualche parte vi metterò tutti i vari dettagli, eccetera, delle bacchette, e soprattutto sono anche un pochettino più piccole. Queste le consiglio a parte per i bambini, per chi ha bisogno di volume ma non troppo, e soprattutto di un suono molto definito. Vedete che comunque il suono finisce subito, anche su pad finisce subito. Questo fatto poi, ve lo faccio vedere dopo, su Charleston ad esempio, queste danno proprio un suono bello, pulito, preciso, non tanto forte, bello definito. Queste io non le ho mai utilizzate tanto perché sono un po' troppo piccole per me, ovviamente per chi ha la mano troppo grande si fa un po' fatica, però come suono secondo me sono tra le migliori, perché hanno un suono proprio bello definito, a posto, come vi dicevo prima. Le 5A invece sono quelle che io in generale consiglio a tutti quelli che cominciano, perché sono un po' una via di mezzo tra tutte le bacchette, sono un po' la bacchetta per eccellenza, e tra l'altro consiglio agli allievi all'inizio Vicfert perché ha questa bandierina qui, non so se riesco a farvela vedere, che ci permette di capire come dobbiamo impugnare la bacchetta. Io di solito agli allievi dico: guarda la bandierina, mettigli il pollice sopra, chiudi le dita e sei tranquillo di avere la bacchetta presa nel posto giusto. Poi in realtà dipende da persona a persona, dipende da come si vuole avere il bilanciamento della bacchetta, magari un filo più avanti, un filo più indietro, però idealmente questa bandierina aiuta sempre. Le 5A sono un po' il compromesso per fare tutti i generi, sono probabilmente le bacchette più versatili perché sono più grandi delle 7A, ma vanno bene per fare tutto. Noi possiamo andare a suonare rock, possiamo andare a suonare jazz con le 5A, ma proprio tranquillamente, e hanno un suono definito ma con un pochettino più di volume. Quindi se noi dobbiamo andare soft, riusciamo ad andare soft con le 5A, però se poi vogliamo menare a un certo punto, con queste va benissimo. Un sacco di batteristi usano 5A, quindi vanno alla grande. Sono un pochettino più lunghe in confronto alle 7A, perché se noi le mettiamo a confronto sono un filo più lunghe, che in realtà è abbastanza. Contate che per chi ha le prime armi questa diversità di lunghezza sembra pochissimo, ma è veramente tanto. Quindi se siete grandi e non piccolini, se state cominciando adesso, io vi consiglierei 5A, perché come vi ho detto sono quella via di mezzo che però ci sta. Volume è un po' di più di quello delle 7A di prima, però comunque il rimbalzo è buonissimo e soprattutto comunque il suono tende sempre ad essere abbastanza fermo, non è troppo slabbrato. Con queste continua ancora a essere abbastanza fermo, deciso, secco e tutto. Poi andiamo avanti, per quelli un pochettino più rocchettari passiamo alle 5B. Le 5B sono come delle 5A ma più grandi, anche la punta delle 5B è un pochettino più grossa, poi dopo vi parlo meglio delle punte. E queste, queste in realtà della Vicfert sono belle perché sono grosse ma non sono troppo pesanti. Tante volte il problema delle 5B è proprio il peso. Quando il legno all'interno della bacchetta comincia a essere tanto, rischiamo di farci del male, soprattutto se dobbiamo fare cose più veloci. Queste le consiglio a chi deve fare rock, chi deve avere un suono bello pieno e quindi non sta tanto a vedere le sfumature della bacchetta. Ovviamente suonare una cosa più soft con queste bacchette in comincia a diventare più difficile. Poi non è detto, però non è così semplice. Se noi sentiamo anche su pad delle 5B e le paragoniamo con le 7A, è completamente diverso. Questa è la 5B, questa è la 7A.
Sentite che ovviamente il pad suona così e quindi deve suonare così, però la sfumatura, spero si senta, è un pochettino diversa. Queste sono un po' più ciccione come suono. Invece se qualcuno è ancora più rocchettato e vuole proprio il suono potente potente potente, e soprattutto però attenzione, non deve fare un genere dove è richiesta tecnica e velocità, allora si può andare sulle 2B. Le 2B sono tra le bacchette più grosse che ci sono e sono veramente veramente grandi, saranno tre volte le 7A, e queste qua sono delle bacchette grosse, veramente potenti. Devo dire che adesso che le suono su pad non mi aspettavo questa definizione, nel senso pensavo fossero un po' più slabbrate, però il fatto è che queste qua vanno bene nel momento in cui devi pestare, devi fare rock pestato, non direi metal perché il metal tante volte è veloce, quindi queste non ti permettono di andare veloce. Se vai troppo veloce con queste ce la fai, però rischi di prendere tendiniti eccetera, perché comunque sono bacchette molto 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 pesanti. Quindi consiglio queste non a chi ha le prime armi, ma a chi ha già in mente più o meno che suono vuole, soprattutto che feeling vuole con la bacchetta, perché poi alla fine suonare sul pad serve più che altro per capire il feeling che si ha con la bacchetta, per capire se una bacchetta funziona meglio o peggio per noi, per le nostre mani, per il nostro modo di suonare. Questa è bella perché in mano te la senti molto potente, però ha un po' di limitazioni. Vi dico, state all'occhio, perché se non avete mai suonato la batteria, se non avete ancora la tecnica sviluppata, se non sapete ancora bene l'impugnatura eccetera come funziona, usare queste qui subito potrebbe essere un problema, quindi lasciatele solamente per chi suona già la batteria, diciamo così. Queste per chi suona già la batteria e per chi sa che cosa vuole dalla propria bacchetta. Ovviamente però la sensazione che si ha quando si prova una bacchetta, quando si suona con una certa bacchetta di una certa grandezza, di una certa dimensione eccetera, di tutto quello che vi ho detto prima, non è l'unica cosa importante. Ovviamente è indispensabile sentirsi a proprio agio con la propria bacchetta, ma la cosa importante, la seconda cosa importante per quanto riguarda le bacchette, è il suono. Molti pensano che qualsiasi bacchetta utilizziamo, più grande più piccola, tanto poi alla batteria il suono non cambia, perché quando suoniamo sui tamburi, sui piatti eccetera è sempre uguale. In realtà non è per niente così. Il suono delle bacchette si sente soprattutto dai piatti d'accompagnamento, dal ride e dal charleston. Questi due secondo me sono i piatti più importanti per la scelta delle bacchette. Adesso vi faccio sentire il perché. Per prima cosa, se noi andiamo a utilizzare una bacchetta molto piccola, tipo una 7A o una bacchetta più grande tipo una 2B, facciamo proprio gli opposti, ovviamente il suono del piatto rimane lo stesso, perché se noi li proviamo sullo stesso piatto alla fine il suono del piatto è quello. Però per prima cosa la potenza è diversa, cioè una 7B ha molto meno legno, ha molto meno peso rispetto a una 2B, quindi il suono del piatto, il volume del piatto e la presenza del piatto sarà completamente diversa. Se noi utilizzeremo una 7A ovviamente non potremo andare a fare rock pesante, perché avremo poco suono con una 7A. Potrà andare bene magari per fare jazz o per fare pop, volendo, anche se pop una 7A non la consiglio più di tanto. Però avremo un piatto con queste molto più leggero e delle ghost comunque molto più semplici da tenere basse come dinamica. Ovviamente questo però non vuol dire che dobbiamo suonare per forza piano con queste bacchette, perché suonano solo piano. Se vogliamo suonare forte, il volume ce l'avranno. Ovviamente il piatto sarà un pochettino più tranquillo. Stessa cosa vale per il charleston. Questo è un groove un po' tra virgolette alla Porcaro, passatemelo, ma vi voglio dire questo perché? Perché Porcaro, ad esempio, che aveva un suono di charleston molto definito, usava delle 7A o comunque delle bacchette simili alle 7A. Se io la stessa cosa vado a farla con delle 2B sarà completamente diverso. Quindi
quindi non è che vadano meglio o peggio, dipende da che suono volete. Oltre a questo, una cosa molto importante è la punta. La punta della bacchetta è super importante. Questa, ad esempio, è un'oliva un po' allungata e un pochettino più panciuta. Ve la faccio vedere, spero di riuscire a farvela vedere. Mentre, ad esempio, una 7A oppure anche una 5A, sì, hanno invece la stessa punta, che è un'oliva sempre un po' allungata ma molto meno panciuta. Questo significa molto meno panciuta, significa molto meno corposa. Questo significa che con la 2B, con la punta più grande, avremo molto più attacco e molta più decisione nel suono. Queste invece saranno un pochettino, tra virgolette, più soft, come vi dicevo prima. Questa cosa è super importante, dovete stare attenti a che suono volete. Pensate a cosa dovete suonare, pensate a come le utilizzerete quelle bacchette. Mettete le sensazioni di cui parlavamo prima quando le vedevamo sul pad insieme al suono che vi serve. Mettendole insieme queste due cose, troverete sicuramente la bacchetta che fa per voi. Quindi questo video finisce qui. Io spero di avervi chiarito un po' le idee, se avevate qualche dubbio sulla bacchetta oppure magari non avevate nessun tipo di dubbio, ma così almeno avete capito un po' la differenza tra una bacchetta e l'altra. Io consiglio in generale di sperimentare, cioè se avete sempre utilizzato solamente un tipo di bacchetta, consiglio di provarne anche altre, perché magari voi state pensando di avere trovato la bacchetta della vita, che è una 5A a caso, ma poi magari provate le 5B, capite che invece vi eravate sbagliati, perché semplicemente non l'avevate mai provate, invece con le 5B suonate ancora meglio. Poi magari no, dipende. Però secondo me fatevi un giro sulle bacchette, cioè provatene una, poi provate l'altra, poi capite le cose che vi piacciono di una, capite le cose che vi piacciono dell'altra, o magari capite che dovete cambiare le bacchette in base a che genere suonate. Beh, questo ci sta, chi suona rock pesante o chi suona jazz dovrà utilizzare due tipi di bacchette diverse, o magari no, utilizza sempre la stessa bacchetta tipo una 5A e gli va bene così. Quindi comunque secondo me fatevi un giro. Ovviamente io vi ho parlato di Vicfert, come vi ho detto, ma ci sono altre marche, sempre su strumentimusicali.net trovate tutto quello che volete. Io vi lascio tutti i link qui sotto, vi lascio anche il link di questo pad Real Feel della Evans, perché comunque rimane sempre uno dei pad più fighi che ci siano, e soprattutto quando è nuovo così è bellissimo. Io ne ho uno che ha 12 anni ed è ancora quasi come nuovo, quindi questi qua sono veramente pad che durano per tutta la vita, per tutta la vita. Detto questo, io vorrei ringraziare strumentimusicali.net per avermi dato questa possibilità, per avermi mandato tutte queste cose, queste bacchette, questo pad, e soprattutto per avermi dato la possibilità di capire quali bacchette utilizzare, cosa ha una bacchetta in confronto all'altra, qual è meglio per una cosa, qual è meglio per l'altra, cosa cambia dalla punta, dalle cose, eccetera eccetera eccetera. Quindi grazie mille strumentimusicali.net. spero questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che c'è un articolo sul sito GasTube molto bello in cui ci sono spiegate un bel po' di cose, ci sono scritte anche delle cose in più, delle bacchette che non sono stato a dirvi oggi perché se no vi avrei rotto le scatole con tutti i dettagli tecnici eccetera eccetera eccetera. Quindi fate un giro anche a leggere l'articolo sul sito GasTube. Direi che posso finirla qua, quindi io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.